Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Gli alcolici, che fermentano al di fuori del nostro organismo, possono essere convenientemente sostituiti dallo zucchero, che invece fermenta internamente. Nei tempi antichi si dovette cercare uno stimolante per far uscire lo spirito umano dallo stato letargico al quale il regime carneo aveva condotto i popoli primitivi. Le orge ed i baccanali che si svolgevano nell'antica Grecia oggi ci disgusterebbero, però a suo tempo furono utili per l'evoluzione della razza umana. Via via che aumenta il consumo dello zucchero, diminuisce quello dell'alcol, cosa che a poco eleva lo standard morale degli uomini. I popoli si fanno sempre più altruisti e si avvicinano al Cristo. È evidente che il processo evolutivo eleva tutti i regni contemporaneamente a quello umano. Gli animali domestici, in particolare, si individualizzano in misura sempre maggiore ed hanno già cominciato a ritirarsi da questo piano di manifestazione. Verrà quindi il tempo in cui sarà impossibile procurarci gli alimenti carnei. Questo momento coinciderà con lo spodestamento di re alcol, in quanto solo i grandi mangiatori di carne sono avidi di bevande alcoliche. Contemporaneamente le piante acquisiranno maggiore sensibilità. I rami laterali degli alberi sono più abbondanti dei rami verticali, in quanto sia presso le piante sia presso gli uomini la coscienza è il risultato della lotta fra le correnti del mondo del desiderio e quelle del mondo eterico. I rami laterali sono attraversati in tutta la loro estensione dalle correnti del corpo del desiderio, che circolano attorno al nostro pianeta e la cui azione viene fortemente esercitata sulla colonna vertebrale degli animali. Le correnti del desiderio risvegliano la vita assopita nei rami laterali degli alberi ad un grado più elevato di coscienza che non nei rami verticali, che sono attraversati per tutta la loro lunghezza dalle correnti vitali radianti dal centro della terra. Verrà il tempo in cui le piante saranno divenute troppo sensibili per essere assimilate in qualità di nutrimento e l'uomo sarà costretto a cercare altrove la sua sorgente alimentare. Noi abbiamo acquisito ora una conoscenza considerevole del modo di manipolare le sostanze chimiche e minerali. Le lavoriamo per farne case, navi ed altre cose. Ci siamo impadroniti dei minerali che sono al di fuori del nostro corpo, ma ci è impossibile assimilarli e servircene all'interno del nostro organismo. Le piante possono assimilare le sostanze minerali trasmutando in cristalloidi i cristalli di cui esse sono formate. Le diverse trasformazioni che noi facciamo subire ai minerali ne elevano le vibrazioni e le prepara ad un uso interno e diretto. Attraverso l'alchimia spirituale costruiamo incessantemente il tempio dello spirito, trionfiamo sulla polvere dalla quale siamo usciti e diventeremo così come dei veri capomastri pronti a lavorare nelle sfere superiori.